sera Michele Arendt è appena concluso la partita tra Real Socavo e Real Concordia, partita finita sul risultato con il risultato di 8-7 per Real Concordia. Siamo qui con uno dei protagonisti, Diego Summa. Buonasera. Buonasera. Allora Diego, è stata una partita un po' pazza, prima in vantaggio di 3 gol, poi recuperati, ancora in vantaggio di 2 gol e poi ancora recuperati, e alla fine siete riusciti a vincere. Sì, abbiamo avuto una difficoltà, abbiamo fatto parecchi errori difensivi, perché dipendevamo sempre a 2, poi ci rimane a 3. Siamo andati poi in affanno, però fortunatamente questa partita c'è andata bene, alla prossima vediamo di migliorare un po' questa cosa. Senti, diciamo per quanto riguarda questa partita, la differenza tra le due squadre l'ha fatta il vostro assetto. Voi, a parte che loro avevano solo avevano 2 sostituzioni, invece voi siete rimasti sempre con i primi 5 iniziali, ma poi soprattutto avevate dei ruoli ben fissi, c'era il difensore centrale, c'era il 2 che faceva tutto campo, l'attaccante centrale e il 10 che faceva il gioco. Quindi secondo te è stata questa, diciamo... Sì, noi giochiamo comunque da parecchio insieme, quindi già sappiamo i movimenti che dobbiamo fare, solo che, ripeto, dobbiamo migliorare un po' la fase difensiva, che siamo andati un po' in affanno, ci siamo fatti recuperare 2 volte. Molto. Una citazione va anche per il portiere, grande parata del finale, parata di rigore. Quanto grandi parate ha permesso di vincere. Senti, velocemente, cosa possiamo migliorare, se c'è qualcosa da migliorare, perché siete veramente una squadra molto solida. Sì, c'è da migliorare, ripeto, un po' l'assetto difensivo, che se difendiamo a 2, se le squadre corrono, allora, andiamo in difficoltà, quindi si deve recuperare un po', non dico l'attaccante, ma il secondo ci deve dare una mano in difesa. Ma speriamo bene, speriamo che riusciamo ad aggiustare questa piccola cosa. No, possiamo andare a... Ti ringrazio, bocca al lupo per tutto, a Caravaggio. Buonasera. Buonasera amici dell'Arendt, si è appena conclusa la partita tra Boys Traiano e Lubin Casa, risultato rotondo 13-6 per il Boys Traiano. Siamo qui con uno dei protagonisti, Pistone. Buonasera. Buonasera. Allora, Pistone, risultato rotondo, però diciamo che forse gli avversari meritavano qualcosa in più. Sì, loro non avevano il portiere, hanno preso un ragazzino. Sì. Poi pure il campo non era bagnato. Senti, diciamo che comunque gli avversari hanno giocato bene, ma comunque anche voi il primo tempo eravate forse un po' troppo nervosi, nel secondo tempo vi siete messi bene in campo e avete sfruttato quasi tutti i contropiedi e quindi siete riusciti a portare a casa la vittoria. Sì, è normale, uno deve studiare la squadra, come si muove, chi è il punto di riferimento loro e poi abbiamo capito e poi... Forse nel finale potevate fare qualche gol in più, però qualche tocchetto di troppo. Un po' di lezione si può parlare da parte di Florio e di Lucino. Senti, l'ultima domanda veloce, diciamo, di solito chi per inizia a metà dell'opera, 2 vittorie, 2 partite, 2 vittorie, siete contenti, soddisfatti insomma? Sì, sì, comunque come dico tutti i tornei, noi dobbiamo vincere, speriamo di farcela. Ok, bocca al lupo, dal Caravaggio è tutto. Buonasera al Caravaggio, seconda giornata della Tram Cup. Il Social Star ha appena battuto 10-7 l'Oro Massiccio. Siamo con Gianluca Cipolletta. Buonasera. Nel campo del match di questa sera, insomma, avete sofferto un po' tra il primo e il secondo tempo. Nel finale avete dilagato, risultato direi pienamente a favore del Social Star. Vittoria meritata da parte dei russi. Diciamo che è stata una bella partita. Loro sono una squadra abbastanza forte. Noi ci siamo... abbiamo provato a mettere il nostro meglio, ci siamo divertiti, questo è l'importante, però la vittoria è stata una conseguenza. Venivate da un pareggio contro il Rubin Kazan, partita incredibile quella della prima giornata, vi siete rifatti subito alla grande. Sì, la partita scorsa vincevamo, se non mi sbaglio, 4 gol di vantaggio e poi siamo stati recuperati, se abbiamo rischiato anche di perderla nel finale, siamo riusciti a tenere il pari. Penso che possiamo dire la nostra, adesso erano le partite più importanti, speriamo di essere al completo. Va bene, complimenti, ti ringrazio. Ciao a voi, buonasera. A Caravaggio e tutti.